Grande partecipazione qui al Santuario di San Gabriele dell'Addolorata per la 43esima edizione della festa, 100 giorni agli esami di Stato, grandissima partecipazione, come dicevamo, ragazzi provenienti non solo da tutta la regione Abruzzo ma anche dalle regioni limitrofe, Marche e Lazio. Quest'anno hanno portato tanti ragazzi dal Santo, dei giovani, tutti insieme uniti per chiedere una cosa, essere aiutati all'esame di Stato, un passaggio fondamentale per la loro vita, con sé porta le penne che utilizzeranno, che saranno prima benedette e poi verranno utilizzate il giorno dell'esame. Ricordiamo che questo è un evento unico nel panorama nazionale perché i ragazzi si ritrovano in questo contesto insieme, tutti uniti per un unico obiettivo. Chiediamo a San Gabriele, insomma, di aiutarci per questo esame. Avete portato la penna? Sì, ne abbiamo portate tante. Da Pescara, il liceo scientifico Galileo Galilei. Venite qui a San Gabriele per chiedere cosa? È una benedizione per la maturità, sperando che vada bene. Siete preoccupati? No, io no, per niente. Ci credo. Niente. Le penne le avete portate, sì? Certo. Voglio. No, perché l'esame non lo faccio. Ma 60 e sto oppure si punta molto 60, di più? 61 massimo. Si punta al massimo. Ma no, pure un 80 va bene. Un evento che 100 giorni è una grande occasione per tutti per tirar fuori questa domanda di senso della vita e soprattutto di superare la paura di progettare la propria esistenza, perché con la maturità ci sono scelte nuove, prospettive nuove, bisogna scegliere ciò che davvero potrà realizzare pienamente l'esistenza dei nostri giovani. Ecco, io sono certo che questa esperienza possa essere per tutti loro una grande occasione, certamente pensando e invocando la protezione di San Gabriele, però credo che sia un grande momento per tutti, per la Chiesa, per tutta la società, perché sapere che ci sono tanti giovani che vogliono motivare le proprie scelte sia una grande testimonianza per tutti che noi non possiamo fare proposte ai nostri giovani superficiali, non possiamo trovare consenso, dobbiamo necessariamente impegnarci molto di più a donare a loro prospettive per poter scegliere il meglio per sé e per gli altri. Proveniamo da Teramo e facciamo il Millilyceum de Scienze Umane. Ovviamente non potevano mancare le magliette, cosa c'è scritto sulla vostra? C'è scritto: se non becco quella giusta scena muta chiudo la busta, e poi dietro abbiamo i nostri nomi e loading. Siete preoccupati per gli esami? Sì, ma non troppo. Importante studiare, oppure dovrete chiedere una grazia a San Gabriele? Dobbiamo anche chiedere una grazia a San Gabriele.